Buonasera, buonasera a tutti, bentornati Domenico Cuoricino, il nostro avvocato top. Nostro ciao avvocato Simone, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Che mai come stasera ci serve come il pane, perché noi stiamo in una situazione di confusione totale. Io ieri ho fatto una live e ho detto alla community, raga, io vi dico alcune cose mie, ma sono ignorante in materia. Domani o dopodomani avremo Domenico che magari ci deluciderà un po' la situazione. Non mi sono espresso totalmente in alcune situazioni. Oggi ti abbiamo qui, finalmente possiamo fare luce. Dopo vi avevo detto che Domenico doveva giustamente leggere le motivazioni, perché è inutile fare una live dopo mezz'ora che uscite le motivazioni quando non si sono manco lette. Si rischia, secondo me, di dire, scusate la parola, le minchiate. E sinceramente io, poi in chat privata con Domenico e con altri ragazzi, abbiamo avuto anche degli scambi di opinioni e lo possiamo dire, abbiamo sentito anche un sacco di minchiate. Applauso alle minchiate, perché perché le minchiate sono il sale di YouTube, ok? Allora, Domenico, da dove vogliamo partire? Allora, io partirei da questa cosa qua. No, prima di tutto è uscita la motivazione, le motivazioni. Io partirei da la questione che secondo me molti non hanno capito, articolo 31, articolo 4. Ti lascio la parola, mi taccio e vai come un treno. Allora, è molto, cerco di essere davvero semplice. Articolo 4, norma generale. L'articolo 4 detta una, il titolo è proprio norme di comportamento, comma 1 e comma 2, restiamo su questi due. Il primo detta un principio generale che è poi anche un principio, se vogliamo, etico della condotta sportiva, cui sono tenuti tutti coloro che chiaramente svolgono un'attività agonistica o meno, insomma, rilevante per la federazione, in questo caso per la FIGC. Quali sono i famosi doveri di lealtà, probità, correttezza? Quindi, che come capirai e capirete tutti, è una formula aperta, ok? È una norma aperta, un recipiente dove comunque puoi far confluire una serie indefinita e indefinibile di condotte, cosa che in effetti dice anche la Corte, una formula aperta che serve quando eventualmente, a mio avviso, non c'è una norma specifica. Il comma 2 che ho richiamato, sempre dell'articolo 4, va a indicare le sanzioni in caso di violazioni del comma 1. Sanzioni, anche qui, elencate, quindi richiama l'articolo 8, comma 1, lettera A, B, C e G, poi anche l'articolo 9, ma attenzione, anche qui abbiamo un ventaglio, non c'è un'unica sanzione possibile. Nel nostro caso, vado subito dritto al punto, è stato applicato articolo 8,1 lettera G, penalizzazione afflittiva, tra l'altro di uno o più punti in classifica. Sanzione indeterminata, perché credo che abbiamo anche che, se non sbaglio, non esistendo una, da quello che ho capito io sono ignorante, sì, non esistendo una norma a riguardo la plusvalenza, loro hanno detto, un po' come è stato per Farsopoli, no? Farsopoli cosa hanno detto? Non ti abbiamo beccato con le mani nella marmellata, per sentimento popolare tu vieni condannato. Adesso ci arriviamo. Quello che volevo dire è che la penalizzazione non ha una cornice edittale. Ora arriviamo a quello che hai detto tu, che in effetti hai richiamato l'illecito strutturato di Farsopoli. Cioè non c'è una regola di condotta predefinita. Esempio,
il furto, fingiamo che il furto non sia reato, il furto non è reato, rubo la mela, se domani rubata oggi, domani mattina c'è la legge e il furto è reato, non mi puoi sanzionare perché la regola di condotta, la norma non esisteva, non c'era la sanzione, da domani mi sanzionerai per il furto. Sono stato davvero, penso, semplice. Ok, qual è il problema? Che nel caso di specie esiste la norma specifica, perché la norma specifica, adesso la recupero anche il codice davanti, è il 31,1 del codice giustizia sportiva, che attiene a quella serie di violazioni, tra cui possiamo chiaramente far entrare anche, cioè quelle in materia gestionale ed economica, quindi anche, perché no, quella relativa alle plusvalenze, perché si parla di alterazione, falsificazione, mancata produzione, comunque dal punto di vista di documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalle normative federali e quant'altro, lo possiamo leggere, è inutile che adesso lo vado a leggere e a ripercorrere pedissequamente, ma attenzione, la sanzione è la ammenda con diffida, e noi ne parliamo. Che poi sarebbe l'articolo 31, giusto? 31,1. Ora, questa norma è specifica. Se c'è una norma generale, c'è una norma specifica, prevale la specifica, perché non mi serve pescare con la norma generale, punire una condotta che già è sanzionata in modo preciso. È vero, Simone, che non c'è la parola plusvalenze. Certo. Non c'è, ma chiaramente per un ragionamento deduttivo analogico rientra in quelle che sono le violazioni in materia gestionale ed economica. Certo. E anche perché è vero anche principio di legalità che non esiste una norma ad hoc dove con la dicitura plusvalenze, ma non esiste neanche, questo lo dice la Corte, l'aveva già detto, riprende quanto detto, una codificazione della plusvalenza. Certo, okay? Certo. Non c'è il parametro normativo, il paletto di riferimento. Qual è il problema? Perché noi qui non dobbiamo fare l'errore di cadere sul discorso plusvalenze, poi risponderò alle vostre domande. Loro cosa contestano? Che la Juventus, praticamente i dirigenti non avevano intenzione di effettuare operazioni che dovevano essere qualificate come scambi, leggasi permuta, ma operazioni indipendenti, cioè vendo, faccio la plusvalenza, acquisto e quindi la contabilizzo a prescindere, secondo la Corte, io sto solo spiegando, sia chiaro, secondo la Corte io a prescindere voglio fare la plusvalenza, anche in violazione della normativa di riferimento, considerando, infatti viene citato anche il paragrafo IAS 38, paragrafo 45, adesso vado a memoria, della normativa di riferimento in materia. Quindi alla Juventus, secondo la Corte, dirigente, non interessava quale fosse la reale natura dell'operazione, perché sicuramente per la Corte andava esclusa la permuta. Quindi, pur non esistendo... Scusami, ti faccio un altro, ti blocco subito, perché anche questa cosa, scusami la mia ignoranza, ma quello che mi stai dicendo, anche questo dovrebbe rientrare in articolo 31. O sbaglio? Secondo me sì, ma al di là di tutto c'è un problema più grande. Se tu, è vero che l'articolo 4 è stato contestato sin dal primo procedimento, il procedimento ai dirigenti, è vero, certo, ma non alla società. È vero che la società risponde in modo diretto, responsabilità diretta e oggettiva, articolo 6, insomma, per l'operato dei suoi dirigenti e quant'altro. Ma attenzione, se mi vai a sanzionare per l'articolo 4, me lo devi, a parte contestare, ma già aver contestato anche alla società, perché anche la società deve sapere a cosa va incontro. Perché, tra l'altro, c'è sempre, al di là del discorso della norma speciale, insomma, specifica e generale, tu devi contestarlo. Questo sarà solamente un motivo di ricorso, perché l'hai contestato ai dirigenti, ma a quel punto, come l'avevi contestato ai dirigenti, lo contestavi anche alla Juventus nel primo procedimento, perché non è che dalla finestra fa entrare un qualcosa che ha saltato un grado di giudizio. Abbiamo fatto due gradi di giudizio, non puoi, per i principi del giusto processo richiamati dal codice, contestarmeli in seconda battuta in sede di procedimento straordinario come la revocazione, cacciare, tra virgolette, dal cilindro l'articolo 4 anche della società. Perché c'è la norma, la violazione è l'articolo 31,1. O sanzionata bene o male, quella è la sanzione, punto.
Cioè, a questo punto c'è proprio un errore proprio giudiziario, perché tu è come se dici, sì, io ti sanziono per un articolo che esiste, però me ne invento un altro e ti sanziono su un articolo sopra un altro articolo, da quello che ho capito io. Cioè, una specie di puzzle, una matriosca, non so, come cazzo hanno fatto. Un'acrobazia, secondo me, giuridica, perché non è scorretto. Loro cosa dicono? La regola per plusvalenze non c'è. Però neanche puoi fare operazioni senza avere una linea guida che auspicano ci sia in futuro, ma che ora non c'è, comunque devi avere. Non essendoci, stiamo parlando del difumo. Ok, questo è il principio di legalità, però loro cosa dicono? Pur non essendoci una predeterminazione di questa regola, comunque devi avere una parvenza di linea guida, la volontà di effettuare l'operazione in modo corretto anche da un punto di vista contabile. Invece tu, secondo la Corte, avevi già l'intenzione, a prescindere, di non qualificare l'operazione come permuta, ma di escludere la permuta e fare comunque la plusvalenza. Allora non puoi arbitrariamente qualificare un'operazione in questo modo e quindi dare, al di là della insomma attribuzione di valori più o meno esatti, vanno oltre. Cioè loro non dicono la plusvalenza deve essere, insomma, seguire questo principio, dicono comunque tu devi avere un principio quando fai un'operazione, ma questo è discutibile. Però ritorno al discorso dell'articolo 31,1 e al fatto che sia stato contestato quello. E quindi io ti dico una cosa: a questo punto, per quanto riguarda Prisma, allora noi siamo stati già condannati, non dobbiamo avere nessun'altra pena, perché alla fine io penso che allora, a livello giurisdizionale va sulla stessa cosa. Prisma è questo, perché questo è Prisma, questa è la trasposizione nel procedimento sportivo. Scusate, visto che qua si parlano tutti parlano di devi vedere ancora col caso Prisma quanti altri punti ti daranno, ma secondo me allora, per come tra virgolette si sono anche un po' incartati, perché secondo me con la pena afflittiva e con la cosa ci hanno già condannato anche per Prisma. Allora loro dicono che, poi rispondiamo se vuoi anche alle domande che ci stanno facendo, ho visto una sulle fatture, posso rispondere. Loro dicono che in effetti il bilancio non è credibile. Quindi, tra l'altro, loro in sentenza, ma io se volete vi leggo anche i passaggi, ve li spiego, anche se ho fatto una lettura e mezza, quindi potrei anche avere magari tra una settimana ulteriori osservazioni. Tenete conto che una sentenza articolata tecnica, io non ho le carte. Cioè, questa è una cosa fondamentale, non è semplice. Comunque, per loro il bilancio non è credibile. Cosa ci dirà l'inchiesta Prisma? Non lo so, potrebbe dire il contrario e smentire il processo sportivo, la sentenza sportiva, ma comunque loro sui bilanci si sono espressi, hanno detto la Juve ha avuto un vantaggio non meglio identificato dal punto di vista sportivo perché i bilanci non sono regolari. Prisma potrebbe interessare eventuali filoni di plusvalenze, ma lì potremmo anche andare in continuazione eventualmente, questo è un discorso complesso e poi potremo affrontare, o anche perché dovrei prendere un principio di diritto penale, non so se poi sarà effettivamente trasposto nel diritto sportivo, perché qui è un po' arbitraria la trasposizione. E qua c'è il filone stipendi, però qui fondamentalmente quello che viene contestato è la slealtà, perché l'articolo 31 evidentemente era insufficiente dal punto di vista della sanzione che intendevano irrogare, e hanno pescato, per carità, l'articolo 4, ma deve essere anche argomentato bene. Poi qui, se vuoi, rispondiamo anche alle domande e entriamo nel merito dell'articolo 4. Mi sta dicendo, in decisione si afferma esplicitamente che essa è assunta sulla base della indipendenza e autonomia dal diritto sportivo, anche non seguendo i principi della Costituzione e giusto processo? Sì, allora, qual è il problema? Il diritto sportivo è vero, autonomo, tutto quello che vogliamo, ma allora o sei autonomo sempre e su tutto o non sei autonomo mai. Cioè, se loro reputano elementi probatori, addirittura aventi la valenza di confessione, quindi confessoria, un qualcosa come le intercettazioni, sì, il giusto processo articolo 44, come le intercettazioni che non sono prove, sono mezzi di ricerca della prova, perché vari avvocati, ma avvocati con la A maiuscola, non per sminuire te, nel senso avvocati di vecchio corso, di giovane, io mi auguro che diventi ancora più bravo di loro, che dicono attenzione che le intercettazioni, e ragazzi stiamo parlando di una roba come 600.000, sì, anche di più, perché c'è un file 660.000, ragazzi, ma neanche per un mafioso si fanno 600.000 intercettazioni, penso, vabbè, ma comunque lasciamo stare. Dico, tutti quanti dicono la stessa cosa: le intercettazioni non sono prova.
ecco, sono un mezzo di ricerca, per loro hanno un valore addirittura confessorio, poi a prese singolarmente o contestualizzate, ma allora contestualizziamole, perché poi per me sono anche poche quelle che sono state utilizzate, ma allora se tu da questo punto tu utilizzi un mezzo di ricerca da prova, perché tu nella giustizia sportiva non lo hai, lo utilizzi prendendolo dal procedimento penale, però poi i principi del procedimento penale, tra cui il 270 del codice di procedura penale, che vieta l'utilizzo, salvo determinate eccezioni, e questa non rientra, delle intercettazioni in altri procedimenti, non ti interessano perché sei autonomo, e non ti interessa neanche l'eventuale diciamo definizione, esito del procedimento penale, perché lì è richiesto il dolo, qui non è richiesto. Come funziona? Il foglio A4, l'FP, il libro nero FP, Fabio Paraggi Cherubini, ma come fa ad avere una valenza confessoria quando Cherubini è stato sentito a SIT, credo solo come mera persona informata sui fatti, per ore e ore e ore dai PM, e sicuramente avrà spiegato molti aspetti della vicenda, saranno più importanti, cose che non sono prova, anche quelle, perché quelle non entrano nel processo, salvo consenso delle parti o eventuali contestazioni, entra la parte contestata, ok, viene letta, ma al di là di questo tecnicismo, a questo punto, se prendete tutto, prendete anche le SIT, dico io. Vediamo cosa ha detto, vediamo che valore ha dato Cherubini a quel foglio. Non prendiamo il foglio e lo vediamo a piacimento. Come dice Antonio, cioè, alla fine non è regolare, perché non c'è stato un vero e proprio dibattimento. Cioè, là si è andati lì, hanno portato le prove della procura e hanno detto, riapriamo. A parte che secondo me là, io ho capito da ignorante che quel giorno là serviva solo se a vedere se si poteva riaprire o non riaprire il processo. Hanno fatto tutto. Hanno fatto quelli in tre ore hanno riaperto il processo, hanno chiesto 9 punti, e no, ne hanno dati 15 e hanno assolto gli altri, cioè hanno fatto 3 capriole in 3 ore. Io davvero, ragazzi, non so davvero che cosa dire. Io non... Tra l'altro, allora, Simone, io rispondo a tutte le domande se sono in grado di rispondere. Loro, gli elementi che hanno utilizzato sono le intercettazioni, le perquisizioni, delibera Consob dell'ottobre 2022, se non sbaglio il 19, e alcuni comunicati stampa della Juve, non so quali siano questi comunicati stampa. Hanno rigettato le varie eccezioni in tempestività, perché dicono che, se non sbaglio, le carte sono state ricevute dalla procura, c'è un depositato con un timbro, non abbiamo motivo di dubitare, 24 novembre, il ricorso è stato fatto il 22 dicembre. Io però posso dire, però leggo nelle motivazioni tante intercettazioni e elementi che già erano apprendibili dagli organi di stampa, e questo comunque mostra un'anomalia. Però c'è il depositato, formalmente vale chiaramente, e chi sta qui a dubitare ci mancherebbe, è tempestivo. Il bis in idem, io penso, l'avevo detto anche in questa sede, non era sostenibile, bisognava anche la Juve suggeriva un'interpretazione ma più rigorosa dell'istituto della revocazione, perché in malam partem, cioè tolgo l'assoluzione e potenzialmente ti condanno come Stato, però è un principio proprio delle norme, però insomma diritto penale, e bisognerebbe poi fare un'interpretazione convenzionalmente orientata, una forzatura. Poi io alzo le mani, per me non è sostenibile, ci sono colleghi che dicono ancora che è sostenibile, io alzo le mani, ma qui dalla giustizia sportiva io mi sento di dire non mi sorprende più nulla, nel senso che se fanno giurisprudenza in seno al collegio CONI, alzo le mani, però al momento vi dico che le argomentazioni a sostegno della tesi negativa sono nettamente più forti e superiori, anche perché... Scusa Mario, ti chiede perché non sono stati fatti, diciamo, degli storici, cioè delle situazioni che potrebbero aver fatto giurisprudenza, come il caso del Genoa, con bilanci di plusvalenze fittizie, l'iscrizione al campionato e 400.000 euro di ammenda e non punti di penalizzazione. Mario, una bella domanda. Io penso che loro hanno inteso diciamo sanzionare, ma anche qui sulla penalizzazione, sui 15 punti, sì, ci sono delle argomentazioni, ma non sono spiegati bene. Quindi evidentemente non era contestata, non sono state applicate ai sensi di quell'articolo 8 con il CEP. Devo dire? Evidentemente le sanzioni alla Juventus è stato il comportamento reiterato, loro l'hanno anche scritto in calce chiaramente alle motivazioni, reiterato, eccetera, eccetera, il numero e quant'altro, volontà di non voler assolutamente applicare la permuta, eccetera, eccetera, hanno inteso dare una sanzione più grave. Poi su questo verterà anche il ricorso della Juventus, è chiaro. Certo. Allora ragazzi, siamo quasi in 120 like, iscrizione al canale Feedback Bianconero, sotto c'è il link, per piacere, iscrivetevi, grazie. Tra l'altro ieri, mi permetto di dire, ho anche sviscerato un po' vari aspetti di questa vicenda, quindi può essere anche utile magari. Esattamente. E seguitelo anche su Facebook, perché Domenico fa spesso le live anche su Facebook, mi raccomando.
Avvocato, ma il codice di giustizia sportiva articolo 44,1 non contiene una norma che espressamente rinvia al giusto processo 111 Costituzione, tra cui il BCN? BCN ti ho risposto. Ti ho risposto, non parla del BC, BC in idem, c'è cioè l'istituto della revocazione, sia nel codice di giustizia CONI che più restrittivo, ma in quello FIGC ci sono quattro ipotesi, fatti nuovi, elementi nuovi sopravvenuti, non conoscibili o conosciuti all'epoca della, insomma, della sentenza, cioè deferimento e quant'altro. Ragazzi, è previsto dal codice. Dobbiamo cambiare il codice, è un altro tipo di discorso, è previsto, riguarda l'assoluzione in ambito penale o norme che comunque hanno natura penale. Se assolto in un procedimento penale emergono nuovi elementi, non si riapre il processo, non c'è revisione. Nella giustizia sportiva è prevista. Poi, ma io l'avevo detto da subito, però io per carità rispetto tutti, però anche la tesi della Juventus, ecco, la tesi difensiva, dovrei recuperare il passaggio, vedo se riesco perché ho salvato qualcosa, per quello che dice la Corte, anche lì la Juve suggerisce un'interpretazione in tal senso, però sa dell'istituto della revocazione. Infatti dicono alla difesa Juventus S.p.A. è poi costretta ad ammettere un rientro sportivo prevede una tale revocazione in ragione dei caratteri di diversità e autonomia che lo connota. Io poi non ho la memoria dei legali della Juve, leggo quello che dice la Corte. Io mi ricordo che tu in chat, appena leggessi la tesi difensiva con quella situazione, mi dicessi: Simo, qui si sono fatto una cazzata a mettere in No, no, mezzo. non così però, non così. Dice che non ero d'accordo con la tesi, sì. Non era che secondo te, cioè, era una tesi sbagliata di difesa, perché giustamente dicevi Era smontabile, però io non mi esatto. permetto, sono avvocati molto più bravi di me, Una stimati di me, è cazzata, nel la mia opinione. senso. Detto, l'ho fatto una cazzata nel senso, no, l'ho detto io in modo terra terra, nel senso che secondo me la Certo. tesi difensiva in questo caso hanno sbagliato a fare questa cosa per me. Io mi ricordo quella cosa che dicevo. Non condivido questa cosa, sì. Allora, qua ci chiedono della fattura. Ciao Beppe, ci chiedono della fattura perché questa poi sono usciti sia il libro nero che poi alla fine una quattro cacato. Vabbè. Scusate, il volgare. È la fattura, manco le maghe, la fattura, vediamo la fattura. Allora, la fattura noi ci dobbiamo capire. Il discorso è chiaro, fattura elettronica, ragazzi, non viene trasmessa appena, è chiaro. Ora, al di là dell'opportunità di correggere appena alcuni elementi anche materiali della fattura, Simone, come non so, l'indirizzo o altro, Sì. quindi cose che non hanno rilevanza né sportiva né penale. Il discorso è questo. Poi vedremo se è così. Poi vedremo. Ma loro sostengono che la Juventus dovesse fare una permuta. Il Marsiglia aveva, secondo la Corte, qualificato l'operazione come permuta e invece la Juventus non intendeva fare la perma, ha detto no, è un'operazione indipendente, entrata e uscita. Quindi contestano il modus operandi, cioè dicono tu non volevi fare la permuta, dovevi fare la permuta, che la permuta non ti dava vantaggi in termini economici da un punto di vista del bilancio. Poi non so dal punto di vista fiscale, eccetera, questo non è il mio settore. Però questo è chiaro, loro contestano, lasciamo stare il discorso della penna, se no è fuorviante, facciamo battute che ci stanno anche, ma non capiamo il problema è la permuta. Loro dicono è uno scambio, non è un'operazione indipendente. Qui poi ci sono i tecnicismi, ci sono gli esperti in materia e secondo me sono, come devo dire, problematiche, argomenti che vanno comunque affrontati nel dibattimento ordinario, processo penale, dove ci Certo. saranno i periti, i consulenti, eccetera, eccetera. Certo. No, ragazzi, è ovvio che era una copia della fattura. Che cazzo voleva essere? È Non ovvio che può era mai una copia. essere l'originale, non può essere originale. Poi possiamo anche parlare dell'opportunità, e non so se è stata trasmessa, se è stata trasmessa, ragazzi, qui di bozze. Anche su un PC o su una scrivania se ne possono trovare tante, anche di appunti, e per me non hanno un valore probatorio né confessorio, sinceramente, Così, così sicuramente. come secondo me la stessa carta di Paratici. Cioè, io su un foglio di carta posso pure scrivere: domani voglio comprare Ronaldo con le patate. Ma che cazzo di cioè, allora, cioè, non, boh, non lo so. Io, beh, A parte ragazzi. che si presta a interpretazioni, poi ci sono cose che rappresentavano solo una, diciamo, diversità di vedute che non vuol dire niente dal punto di vista sportivo e penale. Tra Cherubini, che ricordo non essere neanche indagato nel procedimento penale, comunque un'anomalia il fatto che sia Certo. stato inibito il procedimento sportivo, ok, e il fatto con le vedute di Paratici. Poi non ho capito cosa dice la Corte laddove esprime un'opinione nel dire che Cherubini poteva utilizzare questo foglio in sede di trattativa per il rinnovo contrattuale con Paratici per mostrare tutte le cose su cui non era d'accordo. Ho capito, ma mica ha una valenza confessoria Certo. di un eventuale comportamento illecito. Cioè, questa sinceramente è un'argomentazione che non condivido.
Sì, assurdo. L'articolo 4, sì, leggo il messaggio di Antonio D'Agostino, articolo 4 norma generale, quello 31 è la specifica, quindi dovrebbe operare quella specifica per questo tipo di condotte. In soldoni, perché la gente poi alla fine sì, ho capito sì. I tecnicismi, in soldoni, al CONI, secondo te cosa succede? Okay, andiamo proprio che i ragazzi vogliono allora, sapere. Io credo che la Juventus comunque continuerà, per quanto chiaramente in punto di diritto o diciamo irragionevolezza, insufficienza in un punto decisivo della motivazione, qui ci può essere anche dal punto di vista delle sanzioni, perché sulle persone fisiche io vedo poco e nulla, su alcuni nulla, quindi non è sì. Neanche motivato il perché di questa sanzione, nel senso in quella portata di quell'inibizione, così come sui 15 punti, tanto è vero che se non sbaglio nella sentenza afflittività, il termine afflittiva non esiste, non è riportato, loro sicuramente, ma anche giustamente, perché cercano di fare più eccezioni possibili, reitereranno alcune eccezioni, credo in tempestività, insomma, valutazione, il bis in idem, non lo so. Ma poi si giocherà molto, perché non potendo entrare nel merito direttamente, insomma, non potendo fare un ricorso di merito, altrimenti certo. Inammissibile, giocheranno molto sulla contestazione dell'articolo 31 nel procedimento, anche dal punto di vista della revocazione, certo. E invece l'applicazione, la contestazione poi alla fine dell'articolo 4, anche nel comma 2. Si capisce. Questo certo. È perché chiaramente potranno rivendicare il giusto processo, la violazione del principio del giusto processo, del certo. Doppio grado di giudizio, perché io non ho fatto due gradi di giudizio, è un problema tuo se non me le contestati in prima certo. Battuta o quattro. Certo. Me lo contestavi certo. Prima, non è che improvvisamente me lo contesti in secondo grado, allora mi faccio alla fine, due gradi. Alla fine loro andranno a dire, se c'è una norma per quello che ho commesso, cioè ammende e diffida, articolo 31, perché mi devi andare a sanzionare su un articolo inventandoti tra virgolette la situazione della reiterata applicazione di plusvalenze? Allora, penso se, che sia il se il codice di giustizia sportiva ha un problema strutturale, secondo me, ha delle incongruenze, dei principi erronei, errati, eccetera, lo ha anche nella sanzione, per te il 31 non basta, è un problema strutturale che non puoi far recuperare dalla finestra facendo entrare il 4 dalla finestra, perché se è fatto così è fatto così, come ne subisco le conseguenze io deferito, anche tu in sede di applicazione della sanzione ti devi attenere, altrimenti con il 4 stiamo dicendo che se non è contestato il 4 anche alla società per responsabilità diretta oggettiva, improvvisamente una società non sa mai a cosa va incontro, perché anche se le contestano qualunque articolo, in questo caso il 31, è possibile contestare il 4, quindi è possibile applicare anche una penalizzazione in punti, che ricordo non essere l'unica sanzione prevista, potevano anche dare un'ammenda comunque, attenzione, certo. Poi per rispondere certo. Alle domande, sì, al TAR si potrà andare successivamente e poi lì valuteranno il da farsi, assolutamente. L'altro giorno io, Mario e Leppe eravamo nella live di ieri, io ho messo in mezzo la questione risarcitoria, voglio sì. Chiedere un giudizio a te. Io sostenevo, io da ignorante, dicevo, ragazzi, io sono ignorante, io sostengo che se nel caso tutta questa faccenda va a finire che la giustizia sportiva ha sbagliato, con la pena afflittiva alla Juve tu hai recato tanti danni, in primis quello sportivo. Secondo, essendo un SPA, in questo caso a noi, visto che dicono sempre che l'SPA va male, in questo caso ci va bene perché... Essendo SPA, gli azionisti hanno svalutato le azioni e gli hanno recato un danno economico. Io voglio capire, esiste una possibilità nel caso che la Juve vinca questa causa di chiedere dei danni? Secondo me sì, allora rispondo sì, Calciopoli si può riaprire perché c'è l'istituto appunto della revocazione. Sì, perché qui c'è un grave problema, Simone, che la sanzione immediatamente esecutiva, cioè opera immediatamente prima che la sentenza sia definitiva, ed è un qualcosa di inconcepibile secondo il mio modesto avviso, perché tu qualora dovesse essere ribaltata la sentenza, non è che ridandomi 15 punti ripristini la situazione preesistente, non funziona così, ci sono una serie di danni collaterali dal punto di vista sportivo, e non devo spiegarlo, dal punto di vista economico, sotto tanti punti di vista forse non quantificabili in questo momento, ma che si sono prolungati per almeno 3 mesi finché non ci sarà la sentenza, per non parlare se magari il TAR ti ribalta tutto eventualmente. E allora capisci che c'è sicuramente una problematica, perché tra l'altro anche l'affettività dei 15 punti non ha senso, perché se la Juve va in Europa League cosa fanno? Le danno un'altra sanzione affettiva con un nuovo procedimento, cioè, capisci che non è motivata bene.
Sì. Vabbè, qua poi stanno chiedendo di tutto e di più su domande. Alcune cose abbiamo risposto, basta che recuperano la diretta. Infatti, siamo in 150, ovviamente la chat scorre a 314 orari. Ragazzi, salto qualche domanda perché tu che sensazioni hai per il Cori? Tue, da allora, tifoso. Allora, guarda, io dico che ci sono degli elementi. Non posso fare previsioni perché non conosco neanche l'argomentazione dei difensori. Ci sono sicuramente degli elementi e la sentenza è molto, molto discutibile, soprattutto laddove vengono applicazioni dei principi e in parte, diciamo, valgono i principi degli altri, diciamo, non so, del diritto penale, in parte no. Cioè, c'è troppa incertezza, aleatorietà anche dal punto di vista della sanzione. Quindi il discorso articolo 4, articolo 31 è un discorso secondo me molto importante che può portare a un accoglimento del ricorso, così come quello della penalizzazione secondo me non è motivata in modo adeguato e si può entrare anche lì. Però cosa dico? Non lo dovrei dire in quanto legale, secondo me essendo una sentenza o comunque un discorso anche politico, c'è poco da dire perché anche un discorso politico. Io credo che anche tutto quello che si sta creando possa avere delle, nonostante io creda alla terzietà, imparzialità, impermeabilità dei giudici, però possa avere il suo impatto. Perché comunque un qualcosa non è detto che non esiste la regola e ci deve prima o poi bisognerà, ho capito, andate a regolamentare e poi sanzionare. Non è che la Juventus fa sempre da apripista alle acrobazie giuridiche con tutto il bene, come la cazzata che ha detto oggi Gravina, perché giustamente io mi aspettavo che dicesse una cazzata, infatti la cazzata è arrivata puntualmente dicendo che ha detto praticamente che la cosa gli dispiace perché la Juve è un grande club, vabbè, prima ha fatto la slecchinata e poi ha detto però è giusto partire e mettere dei paletti, partire dopo, cioè si sanziona e poi si parte, ma come allora, secondo me un altro elemento, non si può dire che un qualcosa che non è una prova e tu prendi, nasce da un procedimento penale l'intercettazione, i documenti di Cherubini, foglia 4, le fatture, stanno nel procedimento penale. Tu non puoi dare valenza confessoria a un qualcosa che non è ancora prova e dicono addirittura non mi interessa se sarà utilizzato o meno nel procedimento penale. Ma come non ti interessa? Perché loro, il giudice sportivo, non può, io dovrei leggerti i passaggi, sto sintetizzando, ma non può sindacare la legittimità, perché una prova genuina viene dalla PG operante e tutto quello che vogliamo. Ma se non diventa prova in un dibattimento penale, può mai avere una valenza probatoria, addirittura confessoria, senza contraddittorio, e questo è il passaggio chiaro. In base a cosa il foglia 4 una valenza confessoria? In base a cosa? Questo non riguarda io, questo riguarda uno stato di diritto. In base a cosa un'intercettazione non riscontrata poi in un dibattimento con il diretto interessato e quant'altro ha valenza confessoria in base alla tua interpretazione? Se no siamo in Cile anni 60, cioè non lo so, fate voi, cioè non so che cosa dirvi, ma è una cosa talmente ovvia. Qua chiedono se nel caso viene rigettata dal CONI e si va al TAR, la clausola compromissoria, se non erro, bisognerebbe prima la Juve seguirà i gradi di giudizio sportivo, perché non ha neanche questa, secondo me, questa urgenza, proverà a ribaltare al CONI, collegio CONI. Dopo c'è il collegio, poi il TAR, eventualmente Consiglio di Stato, e poi si può andare anche in Europa, perché no? Può andare anche in Europa, però intanto i tempi poi si allungano, saranno molto più lunghi, e quindi arrivederci, il danno è bello che è fatto. Anche per Farsopoli, secondo me, dire che una valenza confessoria, un qualcosa che poi alcune intercettazioni tu le dici non mi interessa se c'è il dolo, perché può essere punita anche a titolo di colpa nel diritto sportivo, quindi il dolo riguarda il penale, tutto quello che vuoi, ma se dici che sono sleale, evidentemente sto operando in modo doloso, come faccio a essere scorretto colposamente? Allora lì una irregolarità amministrativa, contabile, me la sanzioni con l'articolo 31, ammenda. Se dici che io non voglio registrare la permuta, c'è il dolo, perché stai dicendo che l'ho fatto in modo artificioso. Io vorrei che Domenico rispondesse a questa affermazione. Mi dispiace deludervi, ma si mi ha spiegato benissimo la sentenza. Adesso io non voglio entrare nel merito, quindi io sono sicuro di quello che dico e non temo smentite, perché faccio questo di mestiere. Tra l'altro rappresento anche che mi si deve dare atto anche nel precedente intervento, io non ho fatto
non ho esposto un punto di vista difensivo della Juventus, perché ho anche detto di non condividere alcune argomentazioni difensive nella mia oggettiva valutazione di legale. Super parte su giustamente. Uno però deve dire... per dire scusa, per dire se uno magari ha detto cose giuste o sbagliate, bisogna anche essere del mestiere. Perché se qualcuno non è del mestiere e dice io dico cose giuste, forse lo dice per la stima che ha verso di me, ma non può avere piena cognizione di causa. Quindi io sono convinto di quello che sto dicendo. E poi un applauso all'avvocato. Posso anche dire che sicuramente io non mi permetterei mai di dire parlare di altri avvocati o altri legali che sono sicuramente stimati, stimabili e preparatissimi, e andare a diciamo a discutere il loro operato, ci mancherebbe. Ringraziamo YouTube Mascherato per la donazione, grazie Simo per portare sempre qualità nelle live, no, grazie a voi ragazzi che siete sempre numerosissimi, poi quando c'è l'avvocato per me è garanzia totale. Ragazzi, altre domande all'avvocato? Perché quanto è? Vabbè, abbiamo 40 minuti. No, ci sta tempo, possiamo parlare. Non si prendono in considerazione i precedenti, già l'abbiamo detto Mimmo, forse è arrivato tardi, abbiamo parlato già perché Mario ha fatto la stessa domanda per quanto riguarda la situazione. Faccio una domanda fuori contesto. Cosa ne pensi, e anche qui poi ci sono di situazioni carine da seguire, della sentenza del Tribunale di Madrid per quanto riguarda la Superlega? Me l'aspettavo, ve l'avevo anche pronosticata, però teniamo conto che è sempre il Tribunale di Madrid, dobbiamo aspettare la Corte Europea sostanzialmente, attenzione, e che per me le argomentazioni della Super League sono valide. Lo dico, cioè le eccezioni mosse, concorrenza, posizione dominante, monopolio, sono valide, perché secondo me non può esserci, è vero, sono associazioni, in questo caso, o società, eccetera, però al di là di questo, non puoi unire nello stesso ente, istituzione, eccetera, tutti i poteri, esecutivo, legislativo, giudiziario, perché tu giudichi, tu fai le regole, tu legiferi, ragazzi, allora la terzietà non ci può essere, saremo sempre in una situazione di conflitto di interessi, è molto semplice. Assolutamente. Detto questo, che abbiamo parlato di una giustizia sportiva, a questo punto lo possiamo definire cieca, perché secondo me, ti dico la mia, per fare un processo del genere, come hai detto ben tu, dovevo aspettare, secondo me, la chiusura delle indagini penali. A quel punto tu, con la chiusura delle indagini penali, sapevi se la Juve era colpevole o meno e potevi magari dare delle pene afflittive, per carità del Signore, che qua nessuno sta dicendo che la Juve sia colpevole o innocente, noi stiamo dicendo i fatti per come sono, punto. Non è che siccome siamo juventini per forza la Juve è innocente, no, uno sta dicendo i fatti sono questi. Ma secondo te perché, o se c'è un modo, perché la giustizia sportiva è così cieca, è così ebete tra virgolette, perché io no, ma è così, perché scusami Domenico, perché è completamente scollata dalla giustizia ordinaria, ma anche calpestando poi degli articoli, cioè, ma si può riformare sta cacchio di giustizia sportiva, perché ogni volta cadiamo sempre in queste situazioni che non sono mai chiare, ma intanto ci va col posto sempre a noi, ma è così, cioè non è... Sì, questo è anche un discorso politico, un problema. Ci sono tante. Allora, c'è il problema dell'acquisizione di mezzi di ricerca della prova. Loro lo scrivono in un punto, che è un mezzo di ricerca della prova, però poi diventano addirittura materiale probatorio avente valenza confessoria. E come fai? Non è possibile. C'è il problema della indeterminatezza della sanzione in alcuni casi, lo ripeto. Non puoi non prevedere una cornice edittale. Vedo la domanda. Questi principi si applicano a responsabilità diretta e oggettiva, per rispondere all'Eppe. Però il problema è che me lo devi contestare. Questo è. C'è troppa arbitrarietà. E i principi generali li vuoi applicare, ok, ma me li contesti, e comunque non possono essere, diciamo, secondo me, contestati, laddove c'è una norma specifica. Cioè io, se vado a violare una regola di condotta e ho la sanzione, quella deve essere applicata, punto. Poi c'è un problema strutturale di come, viene selezionato tutto l'apparato, sono tanti problemi. Comunque ho un'associazione, la FIGC certo c'è il CONI, però dire che vi sia sempre una coerenza non si può dire, tant'è vero che anche i principi a volte rivendicano autonomia, però è un'autonomia, però poi gli atti della procura sono comodi,
per riaprire il procedimento. E allora, se sono comodi e sono atti della procura, li valuti con i crismi del caso, ossia secondo le regole del codice procedura penale. Assolutamente. Domenico ti dice: non è che sei Frank Matano vestito da avvocato, mi somigli un sacco, ma giusto Non così. me l'avevano mai detto, però va bene. Domenico, ho sentito Sono io, sono dottrina io. che ha avanzato questa interpretazione, ma c'è il rinvio comunque ai soggetti al cui articolo 2, dice Leppe. Allora, leggo un attimo, dov'è? Scusami. Ho Allora. sentito dottrina che ha avanzato questa interpretazione, ma c'è il rinvio comunque ai soggetti di cui articolo 2. Sì, l'ho detto, il soggetto articolo 2, ma c'è l'articolo 6 che fa il rinvio, ma allora, capiamoci, la società non è un ente astratto, è formata da persone fisiche, cioè ci sono delle persone fisiche, dirigenti che operano. Quando si dice la Juventus o la società è responsabile, ragazzi, è ovvio che la premessa, il presupposto è che la violazione sia stata commessa da dirigenti che operano per conto o nell'interesse della società. Quindi anche l'articolo 31 non è che vai a sanzionare la Juve e non sanzioni un dirigente. Ci sarà sempre il presupposto della sanzione di un dirigente che ha violato una regola di condotta e poi, per responsabilità diretta oggettiva, sanzioni la società. Penso di Certo. essere stato chiaro sotto questo Sì, aspetto. ma assolutamente. Cosa ne pensi del leggero vento dei media che sta cambiando? Perché io, dopo l'uscita delle motivazioni, ho visto e sto sentendo un sacco di gente, in primis anche Zazzaroni, dire cose riguardo, attenzione, che se hanno davvero intenzione di buttare la Juve giù, Serie B, diciamo. A sto giro il calcio italiano non sopravvive. Questa cosa non avvalora il fatto che, secondo me, noi tifosi, col fatto delle disdette, in questa partita abbiamo un ruolo da attaccanti centrali? Ti faccio proprio la domanda proprio papale papale. Allora, io penso che sia un elemento, qui usciamo dall'ambito giuridico. Chiaramente ognuno ha la libertà di agire come meglio crede, ok? Assolutamente. Però diciamo un evento di simile portata, perché davvero un'onda, uno tsunami, è inutile nascondersi, è uno tsunami, sicuramente, secondo me, può avere una grossa rilevanza, perché sostanzialmente, ragazzi, quelli che sostengono il sistema siamo noi. Punto. Quando arriva bene, disse i soldi, comunque sì, sono penalista, giusto per rispondere, ho visto un commento, sì, Juventino mascherato, sono penalista. Così, quindi quando parlo di codice penale o procedura penale, io ci lavoro, faccio questo, quindi penso di avere un minimo di cognizione, sbaglierò anch'io, però so cosa dico. Allora, cosa volevo dire? Sicuramente quando arriva bene fece la battuta, lo paghi tu il prossimo, ricordi, sull'allenatore, la risposta era sì, pago io, perché siamo noi che reggiamo il sistema. Quindi, ribadendo che tutti hanno la libertà di scelta, io però mi dissocio anche da alcune persone, anche su YouTube, così ci capiamo, che hanno diciamo attaccato con parole poco simpatiche coloro che intendono fare disdette, eccetera, perché hanno una libertà di scelta, e dire che questa cosa non ha un impatto, secondo me invece è una cosa completamente sbagliata, perché quando tocchi la tasca, tocchi tu. Non sto dicendo che deve pagare Sky, deve pagare Amazon, ma ci mancherebbe, ma chi sono per permettermi di dire questo? Io sto dicendo che però capisco il cuore del tifoso che a un certo punto magari non crede in un sistema, si stanca e lo saluta. Dice: allora io non voglio essere complice nel senso di finanziare questo sistema. Assolutamente, assolutamente. Che poi, se proprio la vogliamo dire, no, qua si stracciano le vesti per dire no, è inutile disdire, ma mi devi anche dire il perché io dovrei pagare un abbonamento a 50 euro al mese per vedermi un campionato, tra virgolette, falsato, dove la Juve non ha più un cazzo da dire e io devo continuarti a dare i soldi a te a fine mese per vedere cosa? Per vedere cosa? Cioè, torniamo sempre alla stessa... Vabbè, ma tanto è inutile che Leppe, leggi l'articolo 6,1, la società risponde direttamente all'operato di chi la L'abbiamo rappresenta. detto, certo, Abbiamo o detto, sì. responsabile, l'abbiamo detto, ho capito, 10 infatti minuti di il 31. applausi per questa live, ha detto Domenico Ok, D'Arco. vai. No, ragazzi, io ripeto, io ve l'avevo detto che l'avevamo premesso già nella prima puntata dove c'è stato l'avvocato che avremmo parlato delle motivazioni, però giustamente non l'abbiamo fatta subito proprio perché giustamente Domenico aveva bisogno di capire determinate cose. Punto.
Ne capiremo anche altre, E ne sicuramente. capiremo anche altro, cioè con tutto che l'ha letto una volta e mezzo ancora dice guarda se la vado a rileggere adesso magari mi escono fuori altri spunti perché è una cosa talmente ampia che l'importante è aver capito e speriamo di avervi fatto capire davvero davvero cosa è accaduto perché veramente io ho sentito anche trasmissioni con migliaia e migliaia di spettatori, non faccio nomi di canali perché è inutile dire delle castronerie oggi che Altri non li manco. fanno, ma noi no, diciamo No, ma così. ragazzi, mi hanno detto delle castronerie, ma giusto per fare un teatrino, uno spettacolino, sparavano minchiate a caso, però intanto sai qual è la situazione? Che quando si spara una minchiata a caso e si ha un bacino di utenti largo, poi alla fine si crea quella cosa per cui tanto vedi è così, tipo la questione dell'arbitro chiuso negli spogliatoi, no? Far sopoli perché si ricorda perché Moggi è chiuso negli spogliatoi l'arbitro, quando poi non era vero. Ecco, perciò io dico sempre, attenzione quando bisogna valutare le cose. E ripeto, Domenico è il primo a dire, io non sto qui a difendere la Juve, io sto qui a dirvi i fatti come sono. Quello che ho Altrimenti, letto. cioè, io potrei dire, ragazzi, c'è cioè, il vis idem è scandaloso, non so, non ho detto questo, potrei dire intempestivo, non ho detto, potrei dire non c'è la normativa sulle plusvalenze, non ho detto neanche questo, ho spiegato che però il problema è come è qualificata l'operazione. Però Esattamente. poi se devo anche ascoltare o leggere che hanno valenza confessoria anche da parte di persone che forse insomma non fanno questo di mestiere. E nessuno poi fa un'osservazione e dire ma come un'intercettazione ha una valenza confessoria se non c'è un dibattimento, non è, insomma, non è Certo. una prova, come un foglio A4 può essere la madre di uno strumento Delle di prove. revocazione. Allora io penso che onestà intellettuale imponga di quantomeno interrogarsi sugli aspetti negativi e sugli aspetti positivi, come la Juventus ha falsato il campionato, perché è vero che la plusvalenza mi dà un effetto benefico, quello che vendo lo quantifico subito, effetto positivo sul bilancio. Quello che acquisto ce sono gli ammortamenti nelle annualità successive, ma sul lungo periodo mi dà un effetto deleterio, quindi mi va comunque a danneggiare sul lungo periodo. E come ho avuto il vantaggio io che ho fatto due aumenti di capitale con quel patrimonio, eccetera, io Juventus, il vantaggio sportivo dov'è? Come me l'hai quantificato? Quanti punti ho fatto in più? Cosa ho vinto grazie a queste presunte irregolarità? Perché Certo. dici che ho alterato la competizione sportiva? Bisogna Sì, rispondere o no a queste domande? io sentivo un tifoso l'altro giorno che giustamente diceva qua in tutta la situazione, in tutto il carrozzone, l'unica squadra che davvero è avvantaggiata a livello sportivo è il Napoli con l'affare Osimhen, perché è il capocannoniere del campionato. L'unico affare illecito che là è praticamente là, e vabbè, là è una cosa Lì illecita, ma possiamo, allora, lì che là. sicuramente, probabilmente non so se aprirà, non si aprirà, c'è stata la proroga, però lì voglio dire, ci sono delle dichiarazioni, io non entro nel merito, Esattamente, Simone, però voglio dire una cosa, logicamente. le intercettazioni valgono, perché poi non c'entra niente, non è che se un'altra squadra ha fatto la plusvalenza, la Juve non deve essere condannata, non è Certo. questo, non è così fantutto, però lì ci sono dichiarazioni di giocatori che io le ho lette sui giornali, poi se i giornali hanno riportato il falso, io chiedo scusa. Ma non credo, ci sono dei virgolettati. Non sono mai andato, non ho fatto la visita medica, eccetera. Basta interrogarlo un attimo, chiedere scusa, è vera questa cosa che hai detto? È finita l'indagine. È finita Certo, l'indagine, ci vogliono 5 minuti. Vale. che confessorio, cioè quello dice Vale no, più io non quella o vale più fatta con piena scienza contestualizzata oppure vale più un'intercettazione tagliata, decontestualizzata su più di 600.000? Allora certo. l'ascoltiamo tu. E su più di 600.000 tu mi metti solo questo in una sentenza. Queste sono le intercettazioni madre. Ho qualche dubbio, Infatti, sinceramente. quello che mi stavo chiedendo pure io, ma è possibile che in 600.000 intercettazioni la prova madre, la fattura e la carta di Paratici? A me, sinceramente, ma questa cosa qua, secondo me, e io ho sentito anche un giurista l'altro giorno che diceva, che ha fatto parte anche della giustizia sportiva, un ex Sì, giurista, un giudice, sì. giudice, esattamente, che diceva che il processo Prisma al 90% finisce con una soluzione. Perché dice questo tipo di processi generalmente, e lui se l'era studiato, finiscono con la soluzione. Che si Però gioca io molto sul dolo. esattamente, io vorrei capire alla fine, non sia mai, speriamo che finisce con la soluzione. Questa Certo. cosa poi alla fine si dirà, vabbè, la Juve l'hanno assolta, però in giustizia sportiva l'hanno condannata. Non sarebbe anche questo una cosa Sì, un che sta fondando conflitto, ogni. sì. Capito? Anche perché si tratta di un precedente molto più pregnante
e ecco, completo, no? Perché poi quando ascolto non è una giustizia sommaria, ma come fa a non essere giustizia sommaria? Tu in Certo. un istante hai deciso di riaprire il procedimento, hai fatto anche praticamente la discussione e anche fatto la decisione. Come fa a non essere sommario? Cioè, Certo. sono state ascoltate queste intercettazioni in aula, sono state sentite tutte queste persone, si è svolto un contraddittorio. Poi funziona così, ok, funziona così, ma infatti è una critica strutturale e vabbè, è un altro discorso. Però guarda, io ripeto, io non capisco come in uno stato di diritto possa funzionare, anche se sportiva, la giustizia in questo modo. Io ripeto, non riesco veramente a capire. Cioè, tant'è vero Poi che c'è un poi. altro. Dimmi, dimmi. Vabbè, Simone. No, volevo dire che la Vai, vai, vai. Juventus deve anche attenersi per il discorso anche Consob e quant'altro ai principi contabili internazionali, cosa cui non erano tenute le altre società, che in questo deferimento addirittura la Corte dice sono ancora, è ancora più sminuita la loro posizione. Quindi, evidentemente, la Procura, ma anche la sentenza, si concentra solo sulla Juventus. Gli altri non Certo. sono interessati, intercettazioni riguardano un 1% della Juventus, il Napoli e il Chievo Verona sono escluse perché non hanno interagito con la Juventus. Quindi la Juventus viene punita anche per un'intenzione, diciamo, di comunque non effettuare, effettuare plusvalenza anziché operazioni di permuta, quindi di qualificare determinate operazioni in un certo modo. E quindi praticamente le ha fatte o non le ha fatte, è stata una condotta sleale e se le ha fatte a questo punto dobbiamo fare la battuta che le ha fatte da sole perché comunque è l'unica condannata. Mario Tale dice spoiler, caso Simen ammenda, articolo 31. Se va male, probabilmente se va male per il Napoli, probabilmente, ok? Poi ce la salviamo questa, poi vediamo. Questa ce la Magari salviamo. saremo finiti. Che poi pure sta cosa di dire, non hai avuto rapporti con il male assoluto, l'occulto male di Juventus, e allora sei assolto. Minchia, ma manco fossimo untori. Ma io, cioè, ragazzi, io davvero. Boh. Ma poi capiamo che noi siamo, e questo per carità è anche una critica ai dirigenti che devono sicuramente essere molto più attenti, ma capiamo anche che praticamente essendo intercettati, poi dobbiamo vedere anche l'autorizzazione, la proroga di queste intercettazioni, quindi, eccetera, l'utilizzabilità, eccetera, eccetera. Non lo posso sapere, non sono il loro avvocato. Ma al di là di questo, capiamo che c'è un controllo molto più invasivo sulla Juventus, società quotata in borsa e quant'altro, rispetto ad altre società dove comunque a naso possiamo dire che delle valutazioni anche da sportivi a noi sembrano strane, strane Certo. lo possiamo dire, anche alte, e allora non possiamo dire hanno fatto una plusvalenza fittizia, ci mancherebbe, però possiamo dire, è chiaro che se tu mi metti lo spioncino in casa H24, se, vediamo se lo metti a tutti cosa succede, sempre per Cosa riprendere il discorso della par condicio. succede? Esattamente, esattamente. Ultima domanda perché poi dobbiamo chiudere. Per l'avvocato, volevo sapere che ne pensa di tutte queste indagini e intercettazioni per un possibile falso in bilancio di una SPA che sicuramente non scappa dai creditori sociali. È una cosa che accade spesso, tutta questa premura delle procure italiane, nelle penali italiane? Allora, come società quotata in borsa in Italia c'è la Juventus e chi è rimasta? La Lazio, una delle due romane. Adesso, C'è la Roma, ma è uscita, se non sbaglio. Non vorrei dire una forse una delle castroneria. romane adesso mi sta sfuggendo comunque per dire, quindi comunque la Juventus chiaramente quotata in borsa, è possibile fare questo tipo di indagini sulle procure, qui dobbiamo fare le domande ai procuratori. Sicuramente a Torino sono molto attenti alle nostre vicende perché hanno fatto tantissime indagini, ma a me va bene perché l'indagine, che sia chiaro, è anche una garanzia per chi è indagato, perché il 158 codice di procedura penale prevede che vengano trovati anche gli elementi a discarico, quindi favorevoli Certo, all'indagato. L'indagine è anche una garanzia essere informati, così ti puoi anche difendere. certo. Problema è che chiaramente, come ho detto prima, bisognerebbe avere la stessa solerzia verso tutti. Questa è una cosa che dico anche come cittadino. Poi non conosco l'operato di tutte le procure, insomma. Se non sbaglio, al CONI comunque viene vivisezionata la motivazione, non entra nel merito, ma può contestare la logicità. Logicità. Se la motivazione, diciamo che nel merito non si entra, però poi, quindi problemi di legittimità, diritto, eccetera, se la motivazione è completamente, diciamo, irragionevole, insufficiente, si entra e lo dico, qui lo dico, qui lo nego, comunque un po' nelle sentenze anche di legittimità, un po' di merito, un po' di fatto, spesso c'entra. Ma chiaramente non è quello l'elemento che fa ribaltare una sentenza, perché deve esserci
sono stati violati dei principi di diritto, che viene indicata una funzione nomofilattica, cioè si detta il principio giuridico da seguire. Però poi a volte si scivola anche un po' sul merito, così come aggiunta, diciamo così. No, Ispanico, ma sono tantissimi messaggi, ragazzi, scusatemi se non li ho letti tutti, ma cazzo faccio, non sono un cyborg. Poi da quando è scritto io credo Avsi, mi ti ho segato direttamente. Si è dato la mazzata sui piedi. Mario Tali ti ringrazia. Allora amici, io spero di aver fatto una bella puntata, ennesima bella puntata con l'avvocato. Ultima domanda veloce che ti faccio: a tue sensazioni percentuali del ribaltamento della situazione all'ultimo grado di giudizio? Allora, okay. Guarda, ti posso dire, sarò molto sincero, quando leggevo la sentenza, poiché in alcuni punti io, proprio di diritto, io ero d'accordo su alcune questioni, infatti non ero molto positivo inizialmente. Poi ho continuato a leggere, ho trovato varie criticità, dico la verità. Quindi ho cambiato atteggiamento, io credo che si possa ribaltare. Però lo so, io sono un avvocato, non dovrei dire questo, ma io credo che comunque si faranno valutazioni a 360 gradi, cioè sì. Perché è inevitabile, e spero venga ribaltata, perché onestamente ci sono delle affermazioni che il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI può ribaltare, che in passato l'ha fatto. A me è giunta una voce oggi sulla Sandulli, che io ovviamente napoletana, ma a me mi hanno detto che la Sandulli invece è una persona che spesso le ha fatte queste cose, ed è una persona che è molto, capito? Molto inquadrata su, se c'è qualcosa che non va, rigetto, cioè ribalta tutto. Cioè, certo. Per me va bene, sarà tempestivo, non ci sarà il bis in idem, saranno anche utilizzabili le intercettazioni, vogliamo arrivare a dire questo, io non sono d'accordo, andiamo anche su questo. Però sulla valenza probatoria, barra confessoria, sul fatto di aver espresso fondamentalmente quasi un giudizio penale tramite un procedimento sportivo, quando non si è ancora aperto neanche il dibattimento penale, se si è ancora parudenza penale, eccetera. Ragazzi, sinceramente, questo mi lascia perplesso, e quindi mi dà delle magari buone sensazioni per un eventuale ribaltone. Poi sicurezza non l'ho, dico la verità, perché addirittura io in passato, l'ho detto anche nel caso del Napoli, ritenevo il ricorso fosse inammissibile, è stato dichiarato ammissibile quando per quel tipo di sanzione il CONI non si poteva pronunciare. Quindi capite che siamo in un terreno difficile, su un terreno difficile. Poi se uno deve lanciare la moneta, parla perché lancia la moneta. Qui cerchiamo di fare chiarezza, non di dire hanno ragione o hanno torto. Dove hanno ragione, a mio giudizio, l'ho detto, dove sono discutibili, perché sono professionisti. Certo, se ci mettiamo qui, questo lo dico perché l'ho visto fare, diciamo, è tutta una sciocchezza, non è vero niente, oppure hanno ragione, la Juventus deve essere punita. Secondo me non siamo credibili. Cioè, no, si fa anche disinformazione, dov'è? Vogliamo dare credibilità a questo modo di operare, per carità, ognuno crede a quel che vuole. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, allora chi vivrà vedrà. Tanto quanto deve passare? 30 giorni? E poi entro 60 viene, insomma, avremo bene o male. Cioè, praticamente ad aprile. Fine aprile, inizio, ma sì, fine aprile, sì. Potremmo. Diciamo che per condannarci 3 giorni, per un ricorso 3 mesi. Adesso un supplizio di 3 mesi. È bella sta cosa. Ricordiamoci che al Napoli hanno chiesto altri 6 mesi di indagine, giustamente, perché devono fare. Non era chiara la situazione, non era chiara, bisogna approfondire bene. Alla Juve invece era chiara. Evidentemente. io aspetterei, però avrei aspettato, insomma, però. Ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, feedback Bianconero 1606, applauso. Grazie. Al nostro Domenico. Io vi ringrazio tutti per aver partecipato. Scusate se non ho letto tutti i messaggi perché eravate veramente tantissimi. E ci sentiamo domani per un'altra live. Domani conferenza stampa di Allegri, ci vediamo in live. Stasera sono sul canale Beppe Bianconero, per chi vuole discutere, continuiamo la discussione, mi raccomando. Grazie Domenico, grazie a tutti, grazie. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Saluto a tutti. Ciao ragazzi.